Infatti, perché finora abbiamo parlato della manipolazione tattile e della fisioterapia per i pet, però adesso entriamo nel mondo felino e scopriamo di più sulle loro abitudini, ma soprattutto capiamo un po' meglio come distendono i muscoli e come si rilassano. Lo fanno facendosi la manicure. E quindi nella nostra rubrica di educazione felina conosciamo l'oggetto atto a soddisfare questo bisogno, il graffiatoio o tiragraffi. Impariamo quindi ad affilare gli artigli e ad estendere i nervi grazie alla nostra dottoressa Giorgia Caterini, consulente felino e responsabile di Feline. Ben trovata. Grazie, ciao, buonasera. Allora Giorgia, dobbiamo rifarci le unghie, insomma, e capire un po' meglio come si usa questo graffiatoio, però prima mettiamoci nei panni del gatto, ok? Come sono fatti i loro artigli e perché hanno bisogno di graffiare? È un istinto felino, quindi puro istinto, oppure c'è qualcos'altro? Allora, gli artigli del gatto sono strutture cornee fortemente nervate, sono sostanzialmente, costituiscono la parte terminale dell'ultima falange delle dita. C'è una differenza fondamentale fra gli artigli degli anteriori e dei posteriori, perché gli anteriori sono retrattili, quindi possono fuoriuscire grazie ai tendini flessori, sono anche più sottili e affilati rispetto ai posteriori, che invece sono sempre esposti, sono più larghi, tozzi e meno affilati, hanno delle funzioni un pochino diverse nel gatto. Diciamo che concentrandoci sugli anteriori, che poi sono quelli di cui ci occupiamo stasera, hanno appunto varie funzioni, servono, sono principale strumento di offesa e difesa, chiaramente. Certo. Servono per la predazione, servono per arrampicarsi, servono anche per l'equilibrio. Quindi diciamo che la corretta manutenzione delle unghie per il gatto è fondamentale per il suo benessere psicofisico, ma la corretta manutenzione il gatto è perfettamente in grado di eseguirla in autonomia. Okay. Quindi questo diciamo va sottolineato. Non è che dobbiamo stare lì con la lima. No, diciamo anzi, che poi il taglio dell'unghia è qualcosa che semmai non andrebbe fatta in assoluto, semmai va fatta sotto consiglio veterinario laddove c'è una necessità particolare, però mediamente non serve, perché il gatto è perfettamente in grado di gestirsi in questo senso proprio tramite la graffiatura, cioè perché il gatto graffia. Quindi da una parte, l'abbiamo detto l'altra volta, tante abbiamo parlato, insomma, delle marcature, quindi risponde al bisogno di marcatura. Risponde al bisogno di fare manutenzione dell'unghia. Certo. Quindi quando noi andiamo a trovare per casa le unghiette del gatto, a volte le troviamo, è proprio perché il gatto spellicola la parte morta facendosi le unghie sul graffiatoio, se ce l'ha, se no sul divano. Ecco. Ok. Sì. E l'altro bisogno è quello di fare stretching. È un modo per tenere perfetta funzionalità tutto l'apparato muscolo-scheletrico, quindi diciamo che sostanzialmente fare le unghie risponde a questi tre bisogni fondamentali. Ok, hai parlato di graffiatoio o di divano. Però approfondiamo. Esatto. Il graffiatoio lo vediamo spesso nelle nostre case, ma capiamo un po' meglio, è un oggetto indispensabile nella casa di un adopter con un gatto, oppure è semplicemente un vezzo? No, è un oggetto indispensabile proprio perché appunto risponde ai bisogni di cui abbiamo appena parlato. Tanto è vero che quando non c'è, il gatto non è che rinuncia a, come dire, a gratificare questi bisogni, ma appunto trova delle strutture alternative, spesso i divani, le sedie, le spalliere dei letti. Ma è creativo qualsiasi in questo cosa, senso. Sì, graffiabile. Esatto. Ok, nella presentazione abbiamo detto che appunto, quindi abbiamo capito anche grazie a te, che in generale il graffiatoio è un oggetto amato dai gatti, però spesso, con forte delusione degli adopter, l'oggetto non cattura assolutamente l'attenzione dei nostri amici gatti. Da che cosa dipende tutto questo? Sì, questo è un classico, infatti a volte quando vado a fare le consulenze trovo l'adopter che mi dice ah no, io ce l'ho ma tanto non lo usa, non serve a niente. No, allora, chiariamo. Ci sono una serie di motivi per cui il graffiatoio che noi con tanto amore abbiamo comprato non viene minimamente considerato dal gatto. Possono essere motivi singoli oppure essere presenti tutti insieme, quindi dipende. Innanzitutto la stabilità. Ok. Okay. Spesso non sono graffiatoi stabili. E quindi se quando il gatto va a farsi le unghie, il graffiatoio gli viene dietro e non fa la giusta resistenza,
il gatto considera che non sia una struttura adeguata, giustamente. Certo. Poi l'altezza. Consideriamo che il gatto, quando si fa le unghie, assume una postura particolare, quindi si siede sui posteriori e poi fa un movimento alternato con le zampe anteriori dall'alto verso il basso. Mm-hmm. Se l'altezza del graffiatoio non è sufficientemente abbondante, il gatto sta banalmente scomodo. Certo. Spesso vedo graffiatoi per cuccioli, no? Quelli col bastoncino corto, dati a gatti adulti. Ecco, quelli non verranno mai usati perché sono troppo bassi. Certo. Oppure magari è posizionato male, cioè il graffiatoio è ben costruito, è bello stabile, è bello alto, però è messo in un punto che per il gatto non ha senso marcare. O semplicemente perché il graffiatoio è un oggetto nuovo che arriva in casa, quindi i gatti hanno bisogno di familiarizzarlo un po' e quindi magari ci mettono un po' più di tempo. Ecco, a proposito della posizione, dove dovrebbe essere posizionato il graffiatoio per essere appunto ideale? Esatto, noi dobbiamo sempre ricordare che il gatto, l'abbiamo detto, ha bisogno di marcare il territorio, quindi se il graffiatoio è lo strumento atto a lasciare marcature, in particolare graffiature, deve essere posizionato in punti che per il gatto sono territorialmente rilevanti. E quali sono questi punti? Sono i punti un po' critici, diciamo così, che il gatto considera tali, per cui i limiti territoriali, per esempio, quindi il confine del territorio, i punti di passaggio interno e esterno, per esempio se abbiamo una porta finestra, certo, la porta di casa, no? Uh-huh. E le zone di riposo. Oppure tra una zona riposo e un limite territoriale, o fra una zona riposo e una zona d'attraversamento. Mm-hmm. Queste sono un po' le coordinate. Mm-hmm. Tanto è vero che poi molti tiragraffi hanno incorporate le zone riposo, quindi varie cuccette, ripiani, proprio perché uno dei momenti in cui il gatto si fa le unghie è quando si alza dopo un lungo sonno. Certo. Anche da considerare le zone sociali. Sono quelle un po' preferite dal gatto in questo senso, per lasciare marcature, ma in generale dobbiamo considerare, non dobbiamo pensare ad avere un solo graffiatoio, il territorio è esteso, quindi mediamente vari graffiatoi in questi punti che abbiamo detto un po' in tutta la casa. Ok, penso io, più alto è meglio è, perché deve anche controllare la zona, il suo habitat, oppure non c'entra allora, troppo? Allora, se non abbiamo per esempio la possibilità creare una magari un percorso aereo, magari con mensole eccetera, possiamo sopperire con un graffiatoio molto alto, perché no, magari con vari ripiani. A quel punto sarebbe bene ancorarlo a parete, certo, perché ovviamente non è più alto, esatto, anche per il discorso stabilità, però è importante anche dargli l'alternativa orizzontale. Mm-hmm. Le graffiature vengono rilasciate in verticale ma anche in orizzontale, anche lo stretching a volte viene fatto sia in orizzontale che in verticale, quindi. Ok, certo. Ok, se tutto questo però non basta, il nostro gatto decide che è meglio affilare le unghie sul nostro corpo o sul nostro divano nuovo appena comprato, come possiamo cambiare questa abitudine? Allora, sul nostro corpo abbiamo un problema, nel senso che lì non è un discorso di marcatura, non è un altro tipo di comportamento e magari che lo tratteremo. Esatto. Certo. Per quanto riguarda il divano, allora partiamo dal presupposto che ci sono una serie di tessuti che noi attirano. Utilizziamo. Sì, sono particolarmente gradevoli per il gatto. Eccola. La pelle, mm-hmm, o la finta pelle, perché fanno una bella resistenza. Quindi quando il gatto va a farsi le unghie, è proprio lo stack che dà particolare soddisfazione. Sì. Ma anche i tessuti molto tramati, quindi questi divani che hanno, no, il tessuto molto fitto con le trame grosse, quello sicuramente è un tessuto particolarmente gradevole. Certo. Quindi questo lo dico per una consapevolezza nostra, diciamo, tutto liscio, generale. Scegliete, esatto, cose lisce, morbide, senza nessun tipo di... Detto questo, possiamo riorientare ovviamente il comportamento, dobbiamo farlo. Come facciamo? Dobbiamo andare a togliere la marcatura, quindi sia da un punto di vista visivo, possiamo coprire se il gatto ha già graffiato tanto e quindi è visibile, si può coprire. Prima ancora di coprirla è bene togliere il feromone che, certo, rimane, perché chiaramente no, la graffiatura è una doppia marcatura, abbiamo detto, quindi togliere il feromone, coprire, dopodiché mettere un graffiatoio, diciamo, di transizione davanti alla zona che il gatto aveva scelto di marcatura, perché evidentemente quello è un punto
particolarmente importante. E dopo aver trasportato il feromone dal vecchio punto di marcatura al nuovo graffiatoio, perché in qualche modo gli dobbiamo un po' suggerire, guarda qui, questa superficie è buona, prova qui, quando il gatto comincia a farsi le unghie lì, allora piano piano possiamo trasportare, spostare poco alla volta il graffiatoio, appunto di transizione, verso il punto definitivo, che sia però chiaramente un punto che abbia senso, perché se glielo mettiamo, che ne so, in un punto cieco della casa, grazie, ma no, grazie. Preferivo il divano. E riprenderà ovviamente a marcare il divano. Intanto grazie Giorgia Caterini, ricordiamo consulente felino e responsabile di Feline. C'è un modo in cui possiamo contattarti o comunque dove scoprire tutte queste piccole grandi nozioni? Sì, noi siamo, ovviamente abbiamo il sito feline.it, a breve anche il blog, quindi cominceremo con un po' di articoli di approfondimento, e ovviamente la pagina Instagram feline_life, pubblichiamo insomma un po' di informazioni di quotidianamente. Continuo. Io sono una grande follower della pagina. Erika, ci sono anche domande da casa? Ben due, cara Martina, perché allora ci scrivono: i miei gatti amano graffiare dei tronchetti di ulivi, ulivo, sì, penso, sì, che preparo per loro, proprio per le loro unghie. Quindi si possono utilizzare anche delle alternative al graffiatoio. Ma ben vengano, a parte che l'ulivo è proprio un legno particolarmente attrattivo per i gatti, quindi se dovete scegliere un legno particolare, la scelta dell'ulivo è proprio perfetta. E poi sì, se uno ha spazio, creatività, voglia, perché no, ovviamente come dire, il legno le cose naturali sono sempre perché hanno questa passione proprio per l'ulivo? L'odore è particolarmente l'odore, sì, l'odore. Sì. Che intenditori che sono gli gatti.